ti trovi di fronte alla famosa chiesa di Sant'Andrea. Sicuramente saprai che contiene il sangue di Cristo e conoscerai altre informazioni sull'architettura. Ciò che probabilmente non sai è che a sinistra dell'entrata della chiesa c'è un portone di legno che porta ad un passetto, ma non ad uno qualunque, il passetto in cui Federico II Gonzaga, nei primi del Cinquecento, si incontrava clandestinamente con la sua amante Isabella Boschetti, detta la Bella Boschetta. Ed ecco come un luogo apparentemente comune nasconde storie di intrighi segreti. La loro relazione appassionata portò alla nascita di due figli, nonostante i due trasgressori non fossero tra loro sposati.